Lily Meraviglia. Sì, proprio Lily Merafashion, sei tu. Esatto, proprio io. E cosa farò oggi? Aprirò un panko. E guardate che panko. Ma questo panko non viene da aziende o altro, perché per niente, tipo lunedì sono andata in radio, Radio Popolare Roma. Ho partecipato a una trasmissione che si chiama Un attimo del break, è troppo divertente, è stato divertentissimo. Se mai vi lascio il podcast giù, dura 2 ore, ma vi giuro che, cioè, mi sono divertita troppo. E per niente, quando me ne stavo andando, mi ho detto: tieni, Lili, questo è per te, però lo devi aprire in un video. E io ho paura, mi sono assicurata del fatto che non ci siano animali morti, cioè gliel'ho chiesto, oppure esplosivi, però mi hanno detto di no, ma io non mi fido, comunque ho paura. Quindi adesso lo aprirò. Ma prima di tutto volevo parlarvi di un'applicazione che mi ha chiesto di parlare. Sapete che io, cioè, nel senso, parlo di quello che mi piace, ma vi giuro, mi ci sono chiusa come la morte in questa, con questa applicazione, perché boh, non lo so, mi diverte una cifra. Si chiama Cooking Fever. Sostanzialmente tu devi cucinare e devi servire ai clienti, ma è divertente perché man mano che vai avanti puoi aggiungere tutte cose, puoi comprarti padelle migliori, piastre migliori. Ovviamente devi farlo in tempo prima che i clienti si spazientiscano, però mi fa troppo ridere perché tipo arrivano e fanno poi se ne vanno e fanno e poi dici: boh, che cucina sembra così buono, ma magari cucinare fosse così facile. E poi mi fa troppo ridere perché in questi ristoranti entrano gente veramente improbabile. Cioè, guarda questo, ma chi è questo? Questo c'ha dei baffi che non vanno più de moda da 20 anni. Però vabbè, non critichiamo, ragazzi, ognuno c'ha il suo look, insomma. Puoi comprarti le salsicce migliori, i distributori di Coca-Cola migliori, però attenzione che la gente si spazientisce ed è veramente furiosa. Sì, alla fine è divertente e molto carino, giusto per passare il tempo così. E quindi niente, cioè, dopo un po', zac zac, a furia di fare panini, ci prendi la mano e inizi a farli tutti a stecca. Inizi a tirare la Coca-Cola e pure il panino e mangia felice. Poi, come vedete, là ci sono tutti i soldi e bisogna prenderli tutti. Miei, miei! Ci giochi ininterrottamente perché vi giuro, è troppo divertente ed è strano che io mi fissi così con un gioco. E niente, quindi sì, devi cucinare e non far spazientire i clienti. Detto così, forse non è il massimo dell'intrigantezza, però vi consiglio di scaricarlo perché veramente io ho giorni che ci sto attaccata e non so come fare. E ovviamente è gratis e quindi si chiama Cooking Fever. E vi lascio giù il link per scaricarlo. Adesso apro questo pacco. Questo sì che è un signor pacco, altro che, sento proprio a Natale. Ok, io ho paura. Sì, oh mio Dio. Allora, qui c'è scritto un attimo de break, stay break, un attimo de break, sto a fa pubblicità, eh. Vabbè, che praticamente è il nome della cosa radiofonica. Adesso io lo apro, ma io vi giuro ho paura. Perché sì, nel senso, erano proprio i ragazzi e tutto, ma erano completamente pazzi, senza offesa, eh. Voglio aprirlo, ma non voglio aprirlo. C'è qualcosa di arancione che esce, non so cosa voi abbiate fatto. Io ho paura di aprire questo pacco, ma lo sto facendo. Oh mio Dio. Ci sono tipo tutte pezzi di carta. Wow, frulia. Avete sentito? Ha fatto un suono. Allora, oh mio Dio. Ma perché? Oh mio Dio, me lo fate capire, questi calzini come sono morbidi dentro. No, questi calzini sono il top. Dentro sono tipo così, cioè c'è una pecora qua dentro. Poi questo, che cos'è? Oh mio Dio, non so cos'è. Cos'è, una collana? Lo metto in testa, forse è una spugna. State dicendo che non mi lavo? Però adesso sembro un Hamish, oppure la piccola fiammiferaia. Non lo so, però è divertentissimo perché guarda, come elastico. Oddio, stavo per fare rompere lo specchio, 7 anni di sfiga. Beh, non ho ben capito cosa sia questo affare, però mi fa ridere. Sul serio? Grazie, sono commossa, veramente. Grazie. Nessuno mi aveva mai cantato una canzone e un fenicottero l'ha fatto. Ma cos'è? Wow, non capisco. Non lo so, cos'è una sedia? Cos'è? A cosa serve? Me lo metto in testa. È un paracadute. Per picchiare la gente che passa lo uso, tipo, fottiti, fottiti. Questo lo prendo come un'offesa. Cosa vorreste insinuare? Che non mi faccio la barba? Beh, vi sbagliate, me la faccio ogni giorno. No, vabbè, grazie per queste lamette, lo userò per tagliarmi le vene. No, non è vero. La gola. No, non è vero. Oh mio Dio, ma che cos'è? Però secondo me i maiali non sono così. E poi non ha un bel di dietro, insomma. Oh no, proprio proprio no. E neanche la faccia si è per questo. Che è successo? Ora, oh, un cervello che fa sempre comodo. Non so se questa è un'offesa. Mi stai dicendo che non c'avevo il cervello, ma invece ce l'avevo. Adesso ne avrò ben due. Sì, fa sempre comodo un bel cervello. Oh mio Dio. Una palla.
gialla con i glitter con dentro un dinosauro. Sei bellissima. Oh mio Dio, adoro. Oh mio Dio, questa palla fa dei suoni. Ma non è un rumore da palla. Le palle non devono fare questi rumori. Però vabbè, una palla spunzosa. Magari le palle spunzose sono tipiche di fare questi suoni. Però io non credo. Cioè, almeno non sapevo fino a questo momento. Sì, caramelle, sì. Oh, sì. Oddio, spero sia finito tutto qua. Magari, non so, c'era una busta con 50 euro e non la sto vedendo. Dai ragazzi, tirate fuori questa busta. Ho trovato una S. S? Ah, avete lasciato tutti i fogli con le vostre informazioni segrete. Adesso li ricomporrò tutti e vi sputtano a vita. No, non è vero, non lo farò. Qui un tale Maid ha voluto rifar marcare il suo nome, Maid, ma... Il contenuto di questa scatola è vuoto. Io ringrazio un sacco i ragazzi di Un Attimo The Break, che veramente grazie, cioè non... Boh, grazie, cioè non dovevate, insomma. Soprattutto questi calzini che ho adorato in una maniera indescrivibile. Infatti li sto praticamente indossando in questo momento. Vabbè, raga, guardate che top. Ora mi sento molto meglio. Sì, sono un po' sconvolta da tutte queste cose, però sono contenta. Oddio. Quindi niente, grazie raga per tutte queste cose, anche se mi state dando della fiammiferaia baffuta. Però niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e ciao.